Farò vedere un paio di metodi infallibili per prendere fuori i lombrichi dalla terra. Se non hai mai fatto una cosa di questo genere qua, non puoi essere considerato un pescatore. La prima è la mia preferita, pala, e si scava. Un classico proprio. Scava. Scava, ecco qua i primi, vedete? Allora, una cosa importante è che il terreno deve essere sempre bagnato tutti i giorni. Terra secca, il lombrico non viene. Perciò il mio primo metodo, ragazzi, è la pala, zona sempre bagnata, e i lombrichi arrivano. Adesso vi faccio vedere il secondo metodo che io uso. Praticamente è questo ferro qui, si ruota dentro, finché non arriva battuta, ecco qua. Poi guardate bene, le vibrazioni prodotte dal contatto fanno scappare in alto i lombrichi, perciò in questa maniera qua. Stop. Fate questa posizione qua e poi vedete che i lombrichi saltano fuori. Fai la panoramica qua. Saltano fuori, perfetto. E questo è il secondo metodo. Top. Il metodo che io uso è questo. Ovviamente qua non posso farvelo vedere, comunque questo qua è cartone, lo bagnate e lo appoggiate così. Adesso vi faccio vedere, seguimi. Per bene a terra, quando l'acqua piano piano consuma il cartone, le sostanze che produce attira veramente molto i lombrichi, e vi posso garantire che è un ottimo sistema. Questo è estremamente più pericoloso, è questo. Anche questo qua, però, ragazzi, bisogna stare attenti, perché la mini corrente 12 volte che viene sviluppata dal trasformatore, piazzata dentro così, da una parte e dall'altra, date il contatto e vi posso garantire che i lombrichi scappano in alto. Questo non lo sto a fare perché io preferisco il metodo classico della pala. Però mi raccomando, questo è estremamente pericoloso, perciò fatelo con le dovute precauzioni. Ok, un saluto da Full Timer Pesca. Se la cosa vi è piaciuta, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, cliccate campanellina, iscrivetevi al canale. Un saluto da Full Timer Pesca.